Non è che abbiamo gestito male, qualcuno ha chiesto il cambio intorno al 20° del secondo tempo, come Pontisso che ha giocato con un'infiltrazione, come Veroli. Loro non hanno fatto chissà che cosa, ci hanno fatto soffrire su qualche calcio piazzato così, però noi i primi 15-20 minuti del secondo tempo la partita la dobbiamo chiudere, sbloccando l'avevamo fatto. Diciamo quello che dovevamo fare, poi andava gestita. Il problema è che ogni tanto noi pensiamo più all'effimero che non alla sostanza. Sono dei momenti in cui si difende il centimetro e si difende tutti insieme, si difende la palla, magari prendendo fallo, quello che non abbiamo fatto dopo 20 minuti. Abbiamo fatto fatica a tenere palla davanti, ogni tanto abbiamo sbagliato qualche scelta e poi abbiamo sofferto perché le situazioni sono state quelle, le palle inattive, dove non abbiamo mai impattato come dovevamo impattare e alla fine attraverso un episodio ci hanno pareggiato la partita, ed è un delitto. Primo tempo e la ripresa, a mio avviso si sono viste due squadre diverse, perché nel primo tempo avete giocato e avete avuto diverse occasioni. Nella ripresa, dopo il gol, effettivamente non siete riusciti a chiudere la partita perché non ci sono state vere e proprie opportunità. Invece avete subito un po' troppo il contenere, c'era stata quella parata miracolosa di Iacobucci al 28°, però i tiri in porta del Pescara, se lo devo, io non ne ricordo. Ma noi abbiamo cominciato bene sbloccando la partita del secondo tempo, i primi 20 minuti abbiamo fatto bene costruendo, poi qualcuno è un po' calato, qualcuno ha chiesto il cambio e lì commettiamo degli errori perché pensiamo di gestire il risultato, ma lo facciamo nel modo sbagliato, perché il risultato si può pensare anche di gestirlo ma senza mai rinunciare, però siamo stati soffocati, anticipati con quelli davanti. In questa situazione abbiamo commesso qualche fallo di troppo, quindi non hanno fatto niente di che, ma ci buttavano questi calci piazzati in aria dove loro hanno fisicità e comunque hanno fatto gol anche così. E poi comunque la stavamo conducendo in porto la partita, non come avremmo dovuto farlo, perché si continua a giocare, perché in alcuni momenti devi capire che devi mantenere il possesso palla e mantenere l'iniziativa, però lì loro sono stati bravi a soffocarci, ma noi meno bravi perché in queste situazioni, non lo so, Ferrari, gli attaccanti anticipati tante volte dopo 20 minuti del secondo tempo, invece poi anche attraverso i cambi, perché Frascatore è entrato bene, Cernigoi è entrato bene, Giammoro è andato bene, ma poi alla fine abbiamo subito questo episodio, ma è la gestione che non va bene, quello che non condivido è soltanto la gestione. Ripeto, si difende il centimetro, si difende il centimetro, si difende la palla anche prendendo falli e non si rinuncia mai a giocare. Non è che non eravamo predisposti a giocare, ma non siamo riusciti a farlo alla fine. Mister, forse era necessario concretizzare quelle palle gol nel primo tempo, perché Pescara oggettivamente tra il dubbio sul gol non gol, sinceramente non l'ho rivisto l'immagine all'inizio, però quella era l'occasione più ghiotta, forse Pescara segna poco in questo momento, è vero? Ma poi il più l'avevamo fatto perché la partita l'avevamo sbloccata con un buon inizio nel secondo tempo. Il problema è dopo quello che ho detto prima. Non si rinuncia a giocare, non si rinuncia a correre, non si rinuncia ad aggredire gli spazi, non si rinuncia a difendere il centimetro quando difendi e bisogna farlo tutti in un modo compatto. E quindi qualcuno dei cambi erano stati fatti, qualcuno chiedeva i cambi, fra cui anche Pompetti con atteggiamenti così. Deve stare in campo Pompetti perché di cambi nel ruolo non ce n'erano più e perché 15 minuti a volte si devono fare di sofferenza, è quello che dobbiamo cominciare a capire, ma sempre nella lucidità, perché sennò è un delitto, perché tu sperperi così, perché poi alla fine di che cosa vogliamo parlare? Cioè loro poi gli errori, i gol nel primo tempo, quelli che abbiamo fatto, ma la partita l'avevamo sbloccata, non si rinuncia a giocare, questo è quello che voglio dire. Quando si difende a denti stretti anche il centimetro, non si danno per scontate le cose. Abbiamo corso due pericoli, compreso il gol nel secondo tempo, su due punizioni da 40 metri buttati in aria con la difesa schierata, ma lì la palla deve sparire dall'area di rigore. Invece spesso l'abbiamo tenuta viva, e quelle sono le situazioni che poi alla fine ci hanno penalizzato. Adesso si fa un po' pesante, bisogna
Due squadre ci sono davanti. Quando non vinci, è normale, questo è, quando non vinci è normale. Certo che abbiamo perso, sprecato una grande occasione, sono quattro partite però. Analizziamo quello che abbiamo fatto sperando che sia, che serva da lezione, perché i motivi sono soltanto quelli che ho detto prima. Le partite vanno chiuse, non si rinuncia a giocare, il centimetro si difende veramente con grande accanimento, non tutti lo facciamo. Lei una settimana fa, mister, giustamente aveva detto mancavano sei partite, dobbiamo provare a vincere tutte e sei. In queste due ultime avete raccolto due pareggi, avete perso quattro punti per strada. Oggi nel giro di due minuti Pescara è passato dal terzo al quinto posto. Questi sono punti che purtroppo rischiano di pesare. Ma è evidente che sia così, cioè, accetto la sua disamina, è sacrosanta, i punti li abbiamo persi noi, il Teramo è un'altra cosa, ma oggi abbiamo perso due punti, non dovevamo perdere, non ci dobbiamo fare pareggiare la partita, dobbiamo stare soltanto più attenti ed essere più risoluti in queste situazioni.